Buonasera, buonasera. Salutiamo le persone qui presenti e quelle che ci seguono da remoto per questo terzo incontro del laboratorio Grozio, da un'indagine svolta tra coloro che hanno partecipato anche al laboratorio della mattina. Sembra che le cose stiano andando molto bene, nel senso che finalmente si affrontano i testi di uno, diciamo così, dei padri fondatori di un certo tipo di riflessione filosofica in maniera ravvicinata, e questo solleva certamente una serie di interrogativi, di curiosità, e ci mette di fronte, per analogie e differenze, ad un panorama che sembra molto molto interessante da esplorare. Io do la parola ad Antonio Del Vecchio, che ringrazio sia per la disponibilità e la generosità con dei quali in questi giorni sta appunto svolgendo questo laboratorio, assumendosene, diciamo così, gran parte del carico, sia e soprattutto per il grande lavoro che ha fatto nella traduzione e soprattutto nella curatela, soprattutto nella curatela insieme a Carlo Galli di quest'opera fondamentale. Antonio Del Vecchio è stato anche nostro borsista, attualmente lavora a Bologna, e quindi siamo, come dice, siamo amici e collaboriamo da tanto Io sono tempo. sempre molto felice di essere qui. E quindi ci fa piacere anche da questo punto di vista poterlo ascoltare e seguire nello sviluppo di questo seminario. Antonio, a te la parola. Grazie Fiorinda. Allora, secondo pomeriggio del seminario alla scoperta di Ugo Grozio. I presenti in gran parte hanno già visto il testo fisico stamattina, adesso lo mostro anche a chi è a casa. Sono questi tre grossi volumi appena tradotti per la prima volta in modo integrale in lingua italiana. E appunto questo seminario che è per andarli a scoprire, a leggere anche in modo un po' più analitico la mattina, a percorrere alcuni dei loro aspetti, del loro significato nel pomeriggio. E diciamo, ieri il professor Galli aveva fornito un primo inquadramento storico di Grozio e della sua opera. Stamattina abbiamo iniziato a esplorare i testi e oggi pomeriggio continuiamo invece con un lavoro un po' meno testuale, però sempre di comprensione. Sentito anche quello che si era detto, già detto ieri, credo sia molto utile insistere su una distinzione fondamentale tra quello che io definirei il Grozio emblema e quello che chiamerei il Grozio reale, anche se ovviamente quando dico il Grozio reale non intendo assolutamente suggerire che ho la presunzione di offrire l'unica possibile descrizione del pensiero sfaccettato, sfuggente, che poi è contenuto nel De Iure Belli et Pace. Sta chiaro che io vi parlerò di quello che ho trovato personalmente in Grozio, insomma, partendo da alcuni studi internazionali più recenti, e quello che mi ha colpito nel lavoro. Quindi quando parlo di Grozio reale, ecco, intendo dire che quello che vorrei che emergesse da questo seminario, come sta emergendo anche da ieri, insomma, non è l'immagine di un intellettuale in un certo senso visionario che, pu come pure è stato spesso detto, ha affrontato i problemi eterni della pace e della guerra, i problemi ricorrenti del diritto della società internazionale, ma la figura di un autore, come diceva ieri il professor Galli, ha un rapporto genetico
con il proprio tempo, e oggi vedremo anche con il proprio spazio, ed era essenzialmente immerso nelle dinamiche, nelle contingenze, nelle coordinate intellettuali del suo tempo. Quindi ciò che è interessante per noi non sono le presunte questioni perenni che Virozzo avrebbe affrontato o le risposte esemplari che avrebbe cercato di offrire al genere umano, ma il fatto che con il suo capolavoro aveva cercato di definire un quadro il più possibile effettivo per comprendere, per ordinare il mondo in cui viveva. Che non significa che Grozio, cioè che il pensiero di Grozio abbia un valore semplicemente storico, nel senso che possa essere soltanto oggetto di una ricerca relativa al passato, e dire bene, Grozio è un personaggio del XVII secolo che ragionava così. Grozio ci parla ancora, ci parla anche in un certo senso del mondo in cui viviamo, però il punto è che i suoi testi hanno un valore, ciò che i suoi testi ci dicono, un valore genealogico più che normativo. Noi troviamo in Grozio un incrocio di ragione e dominio più che una sorta di utopismo visionario e più che dei modi per capire, per esempio, come debba essere o possa essere trattata oggi effettivamente la guerra, insomma. Ma capiamo le origini del nostro mondo e alcuni effetti di un certo modo di concepire il mondo che si è affermato nel XVII secolo. Di come sia nato il Grozio emblema, che poi è appunto il Grozio usato in modo normativo, se in parte già parlato ieri, è una storia abbastanza interessante di per sé, perché attraversa di fatto tutta la modernità con momenti ciclici di eclissi e di riscoperta. La storia inizia con qualche decennio dopo la morte di Grozio, con Pufendorf prima, Barbeyrac poi, che avevano iniziato a presentare l'opera di Grozio come il primo tentativo di creare un sistema compiuto di diritto naturale e quindi come il momento di fondazione di una teoria giusnaturalistica che in qualche modo superava le oscurità e i fraintendimenti della tradizione medievale cattolica. Poi, questa fama di Grozio, insomma, conosce, abbiamo visto ieri, una battuta d'arresto con l'illuminismo, con Kant, con Rousseau, di cui parlavamo anche stamattina, riparte nell'Ottocento, in connessione con l'emergere della disciplina del diritto internazionale, nel momento in cui i primi internazionalisti, nel senso specialistico del termine, cercavano nel passato i padri nobili che avevano contribuito alla progressiva maturazione di questo tipo di discorso avevano rappresentato Grozio come un portavoce esemplare della coscienza giuridica del mondo civile, di fatto, uno che più di ogni altro si era impegnato per affermare l'equità nelle relazioni tra i popoli, per favorire la risoluzione pacifica delle controversie. Questa rappresentazione viene in qualche modo consacrata nel corso delle due conferenze internazionali dell'AIA, in cui Grozio era stato invocato quasi come una sorta di santo protettore, e ancora oggi nella biblioteca del Peace Palace, dove hanno la sede la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Permanente di Arbitrato, si trova il ritratto di Grozio e una ricchissima collezione di testi groziani delle tantissime edizioni che il De Iure Belli Ac Pacis ha avuto nel corso della storia, quindi per dire quanto è ancora importante da questo emblema. Nasce da questo momento l'idea che Grozio fosse il portavoce di una sorta di pacifismo giuridico, mentre il suo punto, come abbiamo visto anche ieri, era piuttosto un altro, cioè pensare la guerra, ma non pensarla come un fenomeno che interrompe la comunicazione umana o che lacera l'ordine naturale di quella società in qualche modo complessiva che riunisce tutto il genere umano a partire da una, lo abbiamo visto stamattina, una comune natura razionale e sociale che si sostanzia nel linguaggio, nella capacità di fare patti, di stare ai patti, di seguire delle regole. E questa fortuna di Grozio emblema poi è andata avanti ancora
Nei decenni più caldi del Novecento, cioè quelli delle due guerre mondiali, del dopoguerra, questa fase che è stata spesso considerata una specie di seconda guerra dei 30 anni, e qui Grozio, che la guerra dei 30 anni l'aveva vissuta davvero, era tornato a essere un po' una fonte di ispirazione, e il motivo l'abbiamo in parte già visto ieri, cioè, conflitti mondiali erano apparsi come il risultato di politiche di potenza sempre più aggressive da parte degli stati, di nazionalismi, del protezionismo economico. E a quel punto il testo groziano, sfrondato ovviamente dei suoi elementi più barocchi, sembrava offrire un'alternativa liberale universalistica, cioè la possibilità di definire un nucleo normativo forte, antitetico ai doppi standard della ragion di Stato, alle visioni puramente realistiche, al positivismo giuridico inteso in senso stretto, quindi un'alternativa capace di restituire un contenuto morale al diritto e di vincolare l'azione degli stati a un insieme di obblighi, di norme giuridiche superiori ai loro interessi particolari. Cioè, detta in altri termini, Grozio era stato visto come la prefigurazione di una sorta di rule of law mondiale. Un ordine pluralistico, cioè come diceva ieri Galli, privo di centro, non, con un'istituzione internazionale che dà delle regole comuni, ma basato, diciamo, sulla corrispondenza fondamentale tra il riconoscimento dei diritti e delle libertà individuali e la regolamentazione dei rapporti interstatali, il libero commercio, elemento importantissimo che si pensava di rintracciare in Grozio. E nel quale soprattutto c'era l'idea che la guerra potesse essere giustificata solo come strumento di difesa appunto del diritto, di questa sorta di rule of law e dei diritti, quindi diciamo l'idea di una guerra giusta contrapposta a una guerra che poteva essere condannata come guerra di aggressione o guerra di potenza. Ora, non si può dire che questa rappresentazione di Grozio sia totalmente priva di fondamento, nel senso che, se uno va a vedere nei suoi testi, è vero che almeno nelle intenzioni c'era in Grozio questo tentativo di mettere un freno alla violenza bellica, di regolarla giuridicamente, c'era il tentativo, la speranza di poter ricucire in qualche modo le rotture prodotte dai conflitti di religione in Europa, l'ipotesi del diritto naturale valido anche se Dio non esistesse, a quel senso lì, per Grozio è ovvio che Dio esiste e ha posto il diritto, ma serviva, l'ho detto anche stamattina, in qualche modo a raffreddare, a neutralizzare i conflitti di religione o a isolare il diritto naturale come ambito che potesse essere neutrale. E chiaro che c'è una grandissima fiducia nella funzione che questo diritto può svolgere nella conservazione delle società umane, c'è una mentalità profondamente universalistica, se però riconosciamo, come si diceva ieri, che questo universalismo è precisamente la proiezione più o meno consapevole dell'Occidente sul mondo, cioè di una certa idea dell'individuo, della ragione, della proprietà, dei contratti, del diritto, che proprio perché viene riconosciuta come universale e apparentemente mette tutti sullo stesso piano, viene proiettata su chiunque. Il diritto, insomma, che a quel punto serve come strumento per rendere accettabili delle relazioni storiche di potere. E questo uso del diritto, poi lo vedremo meglio più avanti, è stato forse una delle caratteristiche salienti della vicenda dell'intera del colonialismo europeo. Cioè, il colonialismo europeo è sempre stato accompagnato dall'uso del diritto. Gli imperi europei si sono costruiti attraverso il diritto, poi attraverso in realtà delle forme peculiari di diritto, cioè caratteristica dell'imperialismo, come hanno mostrato molti studiosi, per esempio Loring Benton, era il fatto che il diritto nello spazio imperiale assumeva delle forme pluralistiche, delle forme apparentemente molto diverse rispetto al diritto statuale per come era stato codificato
nel corso del processo di formazione degli stati. In ogni caso, appunto, questa interpretazione, diciamo, proto-liberale di Grozio, universalistica, era nel contesto del primo 1900 assai funzionale ai tentativi portati avanti dalle potenze anglosassoni durante la prima guerra mondiale e nel dopoguerra di rilegittimare le teorie della guerra giusta. Una delle principali edizioni inglesi del De Jure Belliac Pacis, quella di Kelsey, che era apparsa nel 1925, quindi in corrispondenza con il 300° anniversario della pubblicazione, prima pubblicazione dell'opera in latino, nella serie dei Classics of International Law, che era una serie finanziata da Andrew Carnegie, appoggiata dal presidente Woodrow Wilson, esattamente in linea per dire tutto il diritto internazionale dà ragione a una certa idea di politica. Non è un caso, infatti, che chi è il grande avversario di questa interpretazione di Grozio, il primo grande avversario di questa interpretazione di Grozio come emblema del Novecento, ovviamente Carl Schmitt. E Carl Schmitt aveva, nel Nomos della Terra, cercato di rovesciare questa immagine di Grozio e quella di Vittoria in modo analogo, precisamente perché Schmitt si rendeva conto molto bene del fatto che il De Jure Belliac Pacis aveva aperto la via per tutti i tentativi di definire lo stato di diritto e la società individualistica borghese come standard per la politica mondiale. Questa è più o meno la frase che scrive Schmitt, ma la cito a memoria, quindi non è esattamente quello. E comunque sia, il punto è, questo è ciò che Grozio, l'uso di Grozio come emblema. In realtà, dice Schmitt, Grozio non era affatto un autore moderno, non era affatto un autore originale, anzi Schmitt, diciamo, elabora un contromito che schiaccia molto Grozio sul pensiero scolastico in particolare, cioè lui dice sostanzialmente Grozio era un epigono protestante di Vittoria che aveva sostanzialmente decattolicizzato gli argomenti dei domenicani spagnoli usati per la conquista in modo da usarli da parte olandese contro gli spagnoli stessi, però non aveva capito, aveva capito in modo solo molto confuso le conseguenze della Raum Revolution, la rivoluzione spaziale che era stata prodotta dall'esplorazione dell'Atlantico del Nuovo Mondo, dall'espansione europea, e quindi, cioè, processo che per Schmitt determina a un certo punto l'emergere per la prima volta di un'idea del globo, che prima non c'era, l'emergere di uno spazio globale che immediatamente viene tagliato per distinzioni, per linee, per cui c'è un ordinamento spaziale statualistico ed eurocentrico, che è quello del continente, c'è lo spazio marittimo dominato dall'Inghilterra, c'è il resto del mondo che è uno spazio non posto su un piano simmetrico rispetto all'Europa, ma è territorio di conquista e di espansione apparentemente illimitata, laddove invece in Europa si abbandona l'idea della guerra giusta, proprio a vantaggio della guerra legale, della guerra come prerogativa sovrana degli stati che si disputano, come si diceva ieri, la Borgogna piuttosto che l'Alsazia, senza annientarsi, senza pensare di schiacciarsi a vicenda. Quindi, secondo Schmitt, Grozio non avrebbe capito questa evoluzione della modernità, perché sarebbe rimasto legato all'antico, ma avrebbe in qualche modo ispirato poi, però, effettivamente, un'idea di modernità liberale, borghese, secolare, che sarebbe venuta evidentemente dopo di lui, ma che avrebbe pensato il mondo sostanzialmente come arena del libero commercio, il ritorno della guerra giusta e così via. Ora, in questa controinterpretazione del mito groziano, che secondo me è importante, Schmitt coglieva, perché è importante perché coglieva un punto effettivo, ovvero il punto è questo: il Grozio emblema di solito è rappresentato come un pioniere, come un
un iniziatore, come un anticipatore, come l'anticipatore di qualcosa sempre che sarebbe venuto dopo di lui e che lui avrebbe annunciato. Tipicamente, appunto, il giusnaturalismo, il diritto internazionale. Il grazia reale, come aveva capito Schmitt, lo è molto meno, cioè non è effettivamente un autore di dirottura. Non è stato l'iniziatore consapevole della teoria giusnaturalistica moderna. Questa appunto era un'invenzione di Pufendorf che doveva in qualche modo legittimarsi appoggiandosi a Grozio. Perché? Perché Grozio si ambiva a costruire una visione il più possibile sistematica e rigorosa del diritto, ma stamattina leggendo i testi abbiamo capito che insomma sfugge da tutte le parti e nei testi che vi avevo letto non ci sono le parti in cui fa gli elenchi di citazioni, di note e quindi il punto è che piuttosto che una sistematica di un sistema deduttivo, in realtà Grozio struttura poi tutta la sua costruzione di fatto come una raccolta di argomenti, di luoghi comuni della tradizione, che porta ovviamente a sé, cioè per dire quello che vuole dire lui. Ma il punto è, parte dall'idea che esiste già un diritto comune, esisteva già un diritto comune ai diversi popoli, cioè il diritto naturale per Grozio è una cosa che esisteva, non un'ipotesi logica che permette di dedurre o di pensare verso il diritto, ed esiste il diritto delle genti. Questo si prova attraverso una molteplicità di fonti, in parte per deduzione logica, cioè posto che la natura umana è una natura sociale e razionale, ovviamente, leggevamo stamattina, tutto quello che è incompatibile con questa razionalità non può essere ammesso, non è giuridico. Però poi abbiamo il consenso, le testimonianze storiche giuridiche, i testi antichi, tantissimo Tito Livio, tantissimo Cicerone, tantissimi stoici. Abbiamo ovviamente tutte le prove della rivelazione e delle leggi particolari imposte da Dio ai popoli, perché è vero che il diritto naturale sarebbe valido anche se Dio non esistesse, ma poi Dio comunque delle regole le ha date e quelle regole sono entrate a far parte in qualche modo della prassi umana, per cui quando Grozio dice bene, i cristiani si comportano così e per esempio accettano di fare la guerra a determinate condizioni, così come accettano di comminare la pena di morte per determinati crimini e così via, se ne parlava anche ieri. E ciò che faceva problema a Grozio in realtà era piuttosto il fatto che nessuno a suo parere era riuscito a trattare questo diritto che già esisteva in modo compiuto e ordinato. E quindi quello che lui voleva fare, che lui pensava fosse importante per l'umanità che fosse fatto, era offrire esattamente questo, cioè mettere insieme in modo più coerente le diverse fonti, i diversi topi della tradizione. Quindi, ovvio, Grozio non è un autore originale, non è un autore di rottura. E allo stesso modo è difficilissimo dire, o comunque si può molto mettere in questione l'idea che vi sia un legame diretto tra la teoria di Grozio è quello che noi intendiamo per il diritto internazionale, perché le categorie, le logiche di questo diritto erano sostanzialmente estranee a Grozio. Questo l'ha mostrato uno dei più attenti studiosi contemporanei, cioè della seconda metà del Novecento, di Grozio, che si chiama Peter Hagenmacher, che ha scritto un volumone su di lui, su tutte le fonti, su tutto il rapporto che Grozio aveva con la dottrina della guerra giusta. E per cui, per esempio, Grozio non pensava a un sistema di norme centrate sugli stati, quando parlava del diritto delle genti. Pensava a un insieme di istituzioni, in parte derivabili per via razionale, e in parte testimoniate da pratiche storiche, appunto dal consenso tacito, esplicito di molti popoli, in parte universali, in parte capaci di ritagliare
regimi giuridici specifici e regionali destinate a una molteplicità di soggetti diversi. Quindi il diritto di grosso si applica agli individui, agli stati, alle corporazioni. A seconda, non è un diritto internazionale nel senso che si applica tra gli stati, per esempio. E questo ovviamente rende Grozio molto meno moderno, se volete, molto meno direttamente attuale. E questa è una cosa che sì, cioè Schmitt forse ci aiuta a capire. Poi però per capire Grozio bisogna andare anche ben al di là di Schmitt, però perché appunto Schmitt pensava, come dicevo prima, che Grozio avesse adottato una versione leggermente più secolarizzata dell'universalismo cristiano di Vittoria, della seconda scolastica, e quindi sarebbe stato incapace di comprendere le coordinate dello ius publicum europeum. Del mondo che si era determinato all'inizio della modernità, dell'ordine internazionale che si era determinato in quel momento. Però poi, se invece si va a cercare bene nei testi di Grozio, si capisce che in realtà lui era estremamente consapevole delle trasformazioni in corso, no? Ieri abbiamo visto molto come di fatto la sua sistematizzazione prevedesse già di fatto un concetto di guerra, un superamento del concetto di guerra giusta. Momento in cui io dico che può ben succedere che gli stati si facciano la guerra pensando o volendo far credere che entrambi hanno ragione e la comunità internazionale non ha gli strumenti per dare ragione all'uno o all'altro, sto già sostanzialmente andando oltre questo concetto, e quindi troviamo qualcosa di diverso da una versione leggermente rimaneggiata di Vittoria con buona pace di Schmitt. E allo stesso modo è difficile pensare, come ogni tanto Schmitt dice, che Grozio fosse poco consapevole della nuova realtà prodotta dalla colonizzazione, perché è vero che non distingue non elabora una separazione netta, no, ragiona in termini universalistici, appunto, però poi di fatto tutta la sua vicenda intellettuale è stata strettamente intrecciata con gli interessi e il potere della Compagnia delle Indie Orientali. Grozio è stato un intellettuale dell'impero, sapeva benissimo come funzionavano. Come funzionano le cose. Tra l'altro, il rapporto di Grozio con Vittoria, con gli autori della seconda scolastica, è di fatto determinato dal fatto che quegli autori avevano creato sostanzialmente la sintassi intellettuale per trattare i problemi relativi al mondo coloniale, all'espansione europea, all'appropriazione di ricchezze provenienti dalle spedizioni oltreoceaniche, eccetera, no? Quindi adesso noi vediamo che sono studiosi che si sono messi a studiare le attività, la corrispondenza di Grozio, e capiamo che lui aveva una costante attenzione per dei casi concreti che emergevano dalla realtà coloniale, dalle pratiche coloniali, anche sia quando era in Olanda, quindi era, diciamo, più o meno organicamente legato alla Compagnia delle Indie, ma anche dopo, quando oramai aveva chiuso i giochi politici in Olanda, era in Francia, però in Francia vi aveva una conoscenza della materia che era ritenuta, per esempio, preziosissima da Richelieu, il quale Richelieu aveva cercato invano di coinvolgerlo nella costruzione di una compagnia commerciale francese analoga a quella olandese. Grozio si era tendenzialmente rifiutato, cioè aveva cortesemente declinato l'invito perché comunque aveva ancora parenti che lavoravano nella compagnia olandese, sperava prima o poi di tornare in patria e quindi non voleva passare per traditore, non voleva rivelare segreti della Compagnia delle Indie olandese a uno stato straniero, no? Quindi diciamo, il contromito di Schmitt va preso un po' con le molle,
noi abbiamo due assi che ci portano sul grosso reale, che diciamo possono essere presi da Schmitt, e il primo riguarda il tempo, il secondo riguarda lo spazio. Il tempo, cioè il rapporto che la teoria graziana aveva con la tradizione, con le coordinate concettuali del mondo moderno. Quindi si capisce ovviamente Grozio mettendolo in relazione con Vittoria e con Hobbes, con la secolarizzazione, con lo Stato, con la dottrina della guerra giusta, con l'idea che la guerra sia invece una prerogativa legittima della sovranità statuale, e così via. È un rapporto complesso perché, appunto, perché per molti aspetti Grozio può essere considerato l'ultimo degli antichi piuttosto che il primo dei moderni, se consideriamo il modo di ragionare, che è lontanissimo da Hobbes, che è lontanissimo da Cartesio. Però al tempo stesso Grozio non si pone problemi diversi rispetto a quelli che si trovano in Hobbes. Cioè si pone dei problemi di fatto già moderni. Quindi cosa si dice di solito? Che Grozio è un autore di transizione. No, è un autore tra medioevo ed età moderna, un autore molto eclettico, un autore di passaggio e così via. Però questa può diventare diciamo un'etichetta abbastanza di comodo, no? Perché si dice, va bene, lo abbiamo facilmente collocato. E per evitare di utilizzare l'etichetta della transizione come etichetta di comodo, appunto, bisogna prendere in considerazione il secondo asse, che è quello dello spazio, dell'organizzazione, della concettualizzazione dello spazio, che è spesso una concettualizzazione implicita, cioè non a volte emerge più o meno esplicitamente nei testi di Grozio in modo macro, altre volte resta sullo sfondo perché appunto l'argomentazione di Grozio è estremamente barocca e se noi guardiamo alle fonti che usa e agli esempi che fa, non è detto che li possiamo riportare immediatamente alla sua attualità, magari lui sta parlando di Cesare che va per mare quando era un privato cittadino a cacciare i pirati o delle guerre tra due città greche o delle pratiche di rappresaglia che gli ateniesi mettevano in atto contro uno straniero che aveva commesso un delitto, no? E quindi il punto è: non bisogna guardare solo alle fonti, solo ai rapporti con la tradizione, quello che è essenziale è cercare di capire come Grozio usava queste fonti e perché. E quindi capire quale sia il rapporto con lo spazio e con i diversi spazi che si stanno definendo in quel momento. Quindi Grozio, pensatore a cavallo fra due epoche, ma come dico io, anche pensatore a cavallo fra due spazi, cioè quello marittimo e quello terrestre, quello coloniale e quello europeo. Spazi che appunto il diritto aveva la funzione di qualificare, di separare o di connettere in certi casi. Allora lì Grozio capiamo che in realtà è molto più forse moderno di quello che possa sembrare, molto più legato a una geografia del potere globale che stava emergendo nel XVII secolo. Anzi, Grozio è un autore che ci aiuta fondamentalmente a mettere in connessione queste due diverse dimensioni, proprio perché ci è a cavallo, no? Perché è un autore che scrive quando le Province Unite erano leader del commercio mondiale, in qualche modo in quella che i teorici del sistema di mondo chiamano la fase egemonica olandese, che passa attraverso la vittoria dell'Olanda sulla Spagna, in un certo senso, con un paese piccolo che però aveva iniziato ad avere il monopolio del commercio del grano con il Baltico,
che aveva un'economia altamente finanziarizzata, no? La borsa di Amsterdam era quella che aveva un network di commerci e di relazioni che era, diciamo, aveva il suo polo più orientale a Nagasaki, dove si commerciava col Giappone. In mezzo c'erano le Molucche di cui si parlava ieri, Capo di Buona Speranza, Manhattan, cioè copriva praticamente tutti gli oceani del mondo, trasportavano merci e stoccavano merci in Olanda provenienti da tutto il mondo, poi le rivendevano al resto degli europei. Era un tipo di penetrazione molto diverso da quello spagnolo, nel senso che non abbiamo un impero, non abbiamo il desiderio di costruire un impero terrestre, non abbiamo da parte degli olandesi neanche in quel momento la forza militare per costruire con strumenti statali un impero territoriale, ma non gli interessava nulla, gli interessava avere delle basi, gli interessava di avere dei corridoi, gli interessava di avere dei punti per far circolare e accumulare ricchezza in sostanza, no? Quindi Grozzo scrive in questo momento qui, in questo contesto qui, che ha presentissimo, dove uno stato in Europa potenzialmente piccolissimo era in realtà una potenza finanziaria, potenza economica, grazie alla capacità di commerciare su scala globale. Se noi vogliamo capire in soldoni qual era l'obiettivo di Grozio, cioè che cosa Grozio voleva dalla vita, possiamo dire, seguendo quello che ha scritto in alcuni saggi recenti Martico Scheniemi, che in sostanza tutto il suo discorso era di fatto volto contemporaneamente a tenere insieme l'emergere di una statualità stabile di governi forti in Europa, questo l'abbiamo visto, abbiamo iniziato a vederlo stamattina, quindi potenzialmente anche governi assoluti, in ogni caso governi stabili, cioè governi dove se il sovrano è fatto in un certo modo e si rispettano quelle leggi, e al tempo stesso permettere ai soggetti che popolavano questi stati di orientarsi verso l'accumulazione di ricchezza e di potere oltreoceano. Quindi sostanzialmente è il matrimonio di Stato e capitalismo, quello che c'è in Grozio, che è costitutivo della modernità, che è quello che poi Schmitt non voleva vedere perché per lui la modernità era tendenzialmente la modernità statualistica. Grozio, in tutto il libro, cerca sostanzialmente, domani leggeremo un bel po' di testi su questo, di convincere i lettori che non c'era nulla di preoccupante nella ricerca del profitto. Non c'era nulla di male nel prestare interesse. E che la sovranità era in qualche modo funzionale a garantire l'accumulazione, ma che poi, in qualche modo l'accumulazione era condizione necessaria per l'esistenza della sovranità. L'espansione commerciale nel 600 era espansione militare, era espansione politica, dove appunto ieri verso la fine citavo questo punto, no, in cui Grosso era estremamente consapevole del fatto che bisognava penetrare o comunque interrompere i commerci spagnoli nell'Oceano Indiano, perché da lì dipendeva la ricchezza e la possibilità di sopravvivenza dello Stato in Olanda. Quindi, diciamo, da questo punto di vista è chiaro che per lui il rapporto fra pubblico e privato, fra Stato e commercio o accumulazione era estremamente sfumato, cioè le due cose dovevano andare insieme. Questo appunto è
è una cosa che è stata sottolineata da vari studi recenti e quindi tutto questo poi, questa è una mia tesi, insomma, cercando di riportare quella che è la storia contestuale di ciò che Grozio faceva, del perché pensava nel suo contesto a un piano più, diciamo, concettuale, è un elemento essenziale per spiegare molte delle oscillazioni, delle ambiguità, delle sfumature che rendono incerta la collocazione epocale di Grozio fra la tradizione premoderna e l'avvento del discorso giuridico e politico moderno. Noi abbiamo delle soluzioni meno nette di un Hobbes, abbiamo delle posizioni apparentemente meno moderne, che però in qualche modo si spiegano anche con l'esigenza di ricercare, di proporre, di trovare soluzioni flessibili per tenere insieme questi diversi aspetti della statualità del commercio, della costruzione di un ordine politico territorializzato e dell'espansione marittima e così via, no? Farò poi degli esempi più analitici, però il fatto che Grozio pensi alla possibilità che ci siano non solo guerre pubbliche, ma guerre private, sembrerebbe apparentemente un controsenso rispetto all'evoluzione della modernità. Schmitt lo tratta in questo modo qui. Dice: è molto più moderno Gentili, è molto più moderno Ayala, perché dicono che la guerra è un affare dello Stato, un affare pubblico. Sembrerebbe un Grozio legato al mondo delle faide medievali. Non è così perché, primo, il discorso dello jus belli e della guerra giusta si era già evoluto nella direzione di una pubblicizzazione della guerra. Cioè, anche San Tommaso, quando parla della guerra giusta, fra i vari requisiti, ci mette il requisito che la guerra sia condotta con recta intentio, sia così, ma sia condotta dalle autorità competente. Ora Grozio si inventa questa idea che un privato, in certe circostanze, poi vediamo quali, fa la guerra. E non è una cosa premoderna, è la guerra delle compagnie commerciali, cioè è quello. È così. Oppure diciamo, il fatto che ci possano essere diversi tipi di possesso, diversi modi di prendere possesso della terra, che per esempio ci sia l'occupazione, che apparentemente è un modo primitivo di prendere possesso della terra, cioè il primo occupante arriva nel momento lo vediamo domani mattina sui testi, però momento in cui è stata creata la proprietà, inventata la proprietà dagli uomini, il modo per creare la proprietà era l'occupazione. Ciascuno considerava suo proprio ciò che aveva occupato per primo. Questa cosa viene superata con l'evoluzione della civiltà, nel senso che adesso non si dà più questo tipo di acquisizione della proprietà, si dà piuttosto la compravendita, eccetera, se non però in certi casi. Per esempio, se c'è un'isola disabitata, beh, allora lì è il primo occupante se la prende. E quindi tutto quello che, insomma, tutta una serie di distinzioni che Grozio fa, o di strategie che usa, e che apparentemente sembrano in controtendenza con l'evoluzione concettuale del diritto della politica moderna, in realtà hanno una loro funzione nel momento in cui le spazializziamo, le consideriamo, le distribuiamo nel contesto dell'organizzazione dello spazio globale della prima modernità. Tutto questo per dire che, appunto, cioè, per capire bene Grozio, bisogna capire che la dimensione fondamentale del suo pensiero è atlantica,
Cioè è quella dell'oceano. Quando dico Atlantico, forse Jacopo è quello che mi può capire meglio, ma perché veniamo dallo stesso contesto, però dico Atlantico, non intendo l'oceano Atlantico inteso come spazio geografico, intendo le logiche politiche e i processi che erano emersi lì in quel periodo in seguito alla scoperta dell'oceano, cioè uno spazio globale di azione, di scambio, di conquista, dove agivano soggetti diversi da quelli statali come le compagnie, che era uno spazio assolutamente, diciamo, anomalo dal punto di vista delle geometrie politiche, perché era di fatto, nella prima età moderna, un puzzle di luoghi eterogenei, di isole, di avamposti, di territori che gli europei riuscivano a controllare in modo molto, molto lasco, e quindi diciamo era una specie di spazio tubolare di puzzle di disomogeneo che comunicava attraverso rotte marittime, cioè anche ovviamente a Grozio per gran parte della sua vita interessava soprattutto l'Oriente, no? Quindi l'Asia, che apparentemente è lontanissimi dal mondo atlantico, perché l'Oceano Indiano aveva un suo altro sistema, diciamo, di società e di scambi che esistevano da millenni, mentre l'Oceano Atlantico sostanzialmente se lo sono inventati gli europei quando l'hanno scoperto, non l'hanno neanche chiamato subito Atlantico, cioè era un insieme di mari distinti. Il punto è che senza l'Atlantico non si andava da nessuna parte nella prima età moderna, non essendoci il canale di Suez. E quindi bisognava controllare il Capo di Buona Speranza e per andare a commerciare con le Molucche farsi tutto il giro. E in questo spazio, diciamo, emergevano dei problemi che poi hanno sostanzialmente segnato l'evoluzione del sistema internazionale moderno. Tanto quanto lo ha fatto la guerra dei 30 anni e la pace di Vestfalia, cioè se uno non adotta soltanto uno sguardo endoeuropeo, uno sguardo endogeno all'Europa, capisce che appunto tutto quello che succedeva in Europa era in rapporto con quello che succedeva in quello spazio e che non ci sarebbe stata l'Europa senza quel mondo lì. La modernità è insieme statualistica e coloniale, dove questi due spazi però funzionano con logiche tendenzialmente diverse, ovviamente. È ovvio che Grozio era estremamente più familiare con la tradizione europea dal punto di vista intellettuale, quindi, come dicevo prima, nei suoi testi quello che poi troviamo fondamentalmente erano riferimenti alla tradizione culturale europea, riferimenti ai classici, riferimenti alla Bibbia e così via. Questa è una costante però della sua epoca. Però diciamo, il punto è che per capire Grozio bisogna davvero adottare una prospettiva simile a quella della storia atlantica o degli studi postcoloniali, cioè invertire la gerarchia degli spazi, il rapporto che abitualmente pensiamo esserci tra centro e periferia, invertire le mappe, però perché noi capiamo questi processi, capiamo la modernità partendo dai processi che erano stati innescati dalla scoperta dell'oceano su questo punto, che erano andati al di là delle coste dell'oceano. Ovvio, gli europei diciamo, guidavano il gioco in questo contesto, no? Avevano una posizione egemone, non si tratta di dire questo, ma appunto il fatto che gli europei fossero egemoni non significa dire che abbiamo una prospettiva eurocentrica, semplicemente perché il punto è cercare di capire che gli europei sono diventati tali grazie a questa proiezione, e soprattutto il punto è che dentro questi spazi c'è stata lo sviluppo di logiche
che non erano semplicemente un'estensione del potere europeo, cioè dello Stato. C'erano problemi nuovi, c'erano soluzioni contingenti e c'era la necessità di qualificare lo spazio secondo determinate coordinate e anche determinate distinzioni, no? Quindi, appunto, di creare una sorta di patchwork giuridico per tenere insieme tutti questi spazi, questo orizzonte popolato da soggetti, da dinamiche di potere assolutamente anomale, assolutamente cangianti rispetto a quello che era il mondo, diciamo, terrestre dell'Europa. E dentro, sempre Loren Benton dice che dentro questi processi, ovviamente, siano determinate le forme giuridiche che costituiscono una specie di fonte alternativa del diritto internazionale, cioè non del diritto degli stati. Noi tutto questo, noi grosso lo capiamo partendo da qui, cioè dal fatto che poi questo spazio esterno, ecco, altro elemento che, diciamo, su cui conviene rivedere la posizione di Schmitt, non era percepito semplicemente come uno spazio privo di diritto, come uno spazio vuoto da conquistare, cioè uno spazio agiuridico, no? Se si guarda a quello che succedeva nella storia, il punto era uno, per gli europei, uno spazio pieno di diritto che si conquistava, come ho detto prima, con il diritto e che era in qualche modo era stato immediatamente riempito dal diritto, cioè il nuovo mondo, la scoperta del nuovo mondo si è accompagnata poi a dibattiti giuridici sul possesso, sull'acquisizione, a rituali giuridici che sancivano chi poteva possedere cosa, chi spendeva cosa. E sempre Benton dice, appunto, il diritto si muoveva insieme agli ufficiali dell'impero sulle navi, persino i pirati tendenzialmente cercavano di appoggiarsi a qualche pezza legale, a qualche lettera di marca, magari rilasciata in modo dubbio da qualche stato e così via, sempre perché serviva in qualche modo utilizzare il diritto come modo di riconoscimento. Ed era un diritto che si prendeva dove si trovava, cioè nella tradizione, nello ius commune, ma poi si cambiava e si adattava a seconda delle circostanze. Noi grosso lo capiamo così, cioè che vuol dire che capiamo grosso se come autore in cui il mare, cioè questo spazio qui, in qualche modo viene prima della terra, cioè geneticamente, ieri si diceva mare liberum, no? Che è il primo testo, non proprio il primo testo pubblicato da Grosso, però diciamo uno dei primi testi importanti, sicuramente importantissimo per questi dibattiti, cioè il mare liberum è il testo che dà avvio alla cosiddetta guerra libresca dei cent'anni, che era un dibattito sulla definizione dello statuto del mare. Lo statuto giuridico del mare comincia con la scoperta dell'oceano a diventare più problematico perché le categorie che venivano usate erano quelle del diritto romano coniate su un mare interno. Cosa si fa nell'alto oceano? A chi appartiene il mare? Il mare si può recintare? E così via. Mare Liberum era un capitolo di questo memorandum non lungo quanto il De Iure Belli ac Pacis, ma quasi, che Grozio aveva scritto per la Compagnia delle Indie Orientali quando era abbastanza giovane. Era successo che la compagnia aveva assaltato un vascello portoghese, aveva portato un bottino ad Amsterdam favoloso, corrispondente a
una cifra astronomica per l'epoca. Ovviamente questo aveva creato una serie di problemi. Si può vendere questo bottino o è ricettazione? Poi c'erano alcuni gruppi protestanti in Olanda che dicevano: ma noi non vogliamo essere associati a questo crimine, questo atto di pirateria, vogliamo mangiare, insomma, siamo uomini retti e pii. C'erano degli azionisti della compagnia che cominciavano a dire: però non ci piace molto il fatto che i nostri soldi vengano investiti in spedizioni militari piuttosto che nel commercio, no? E quindi a Grozzo era stato richiesto di scrivere questo memorandum per difendere questo atto. Grozzo se ne esce con una enorme teoria giuridica, cioè con una teoria giuridica completa che parte da un primo capitolo, una perorazione delle ragioni della guerra, in cui sostanzialmente dice: non è vero che fare la guerra è sempre sbagliato, nel nostro caso chi ha ragione deve farla la guerra. E poi nel secondo capitolo inizia a schizzare un sistema di fonti di diritto tutte complete, diciamo leggermente diverso a quello che c'è nel De Jure Belli Ac Pacis, perché nel De Jure Prede c'è proprio lo Stufenbau, cioè c'è Dio che crea il mondo, quindi crea la natura. Dio non parla attraverso i miracoli, dice Grozza, ma attraverso il corso regolare della natura. Crea l'uomo e lo crea con, ovviamente, se lo fa esistere, vuol dire che Dio vuole che gli uomini esistano e quindi che badino alla propria autoconservazione. Poi, però, questa autoconservazione non si può determinare senza la società, e quindi abbiamo le regole del diritto naturale da cui poi parte nel De Jure Belli Ac Pacis, quelle che derivano dalla ragionevolezza della società. Poi abbiamo lo Stato, cioè la comunità politica, il fatto che gli individui non bastano a se stessi, fanno dei patti per entrare in società, e poi abbiamo il diritto delle genti, che sono gli accordi che gli stati fanno fra loro. Questo è uno Stufenbau completo, che finisce con una clausola, cioè se le leggi, diciamo, più le leggi successive non possono essere rispettate, si torna alla legge precedente. Quindi, ove mai non si può obbedire allo Stato perché sei in pericolo, ci si autodifende, per esempio. Ove mai ci si trova in mezzo al mare, si può fare la guerra privata. E questo permetteva poi di autorizzare la Compagnia delle Indie. Il capitolo 12 del De Jure Prede è Mare Liberum, appunto, cioè poi era stata l'unica parte che era stata pubblicata in vita da Grozio separatamente, perché il memoriale completo era finito in un baule, è stato trovato nella fine dell'Ottocento. Insomma, alla fine Mare Liberum Grozio dice: il commercio è una cosa naturale, provvidenziale, che nessuno può impedire senza fare peccato, e senza fare quindi torto, e senza fare una iniuria che permette la guerra. E il mare, che è il correlato del commercio, deve essere libero a tutti i popoli. Perché? Perché il mare ha uno statuto particolare diverso dalla terra, che rende impossibile l'appropriazione, la recinzione, quindi è diciamo un luogo che resta comune ai diversi popoli, su cui però poi ciascun popolo può esercitare un potere di, in qualche modo, di tutela del bene comune, cioè della libertà che c'è. Mi dai 5 minuti? Se Ok, sì. consono al tuo ragionamento, Va direi bene. 5 minuti. E quindi, insomma, provo a tagliare un po'. Quindi, poi magari ci torno nel dibattito. E quindi abbiamo questa definizione del mare. Contemporaneamente abbiamo ovviamente la definizione della terra, nel senso che proprio perché nel momento stesso in cui Grozio dice il mare è res communis, dove i diversi popoli devono essere liberi di commerciare, eccetera, dice anche che la terra è organizzata in comunità discrete, in cui per esempio i portoghesi non possono andare a dire che hanno scoperto le Indie orientali, in questo caso, l'argomento era di Vittoria, cioè preso pari pari da Vittoria in quel caso lì,
rispetto agli indios dell'America, non può dire che i portoghesi hanno un diritto di prelazione sulle Indie perché non le hanno scoperte loro, perché nelle Indie c'erano già i popoli degli indiani, i quali non importa niente se sono infedeli o se non sono europei, ma hanno il loro diritto di possesso sui loro territori, no? Quindi noi abbiamo un mondo diviso in comunità discrete, uno spazio che è quello marittimo dove si fanno i commerci e non definisce l'uno senza definire l'altro, in un certo senso. Questo è il giovane Grozio, che è evidentemente marittimo. Il De Iure Belli ac Pacis cos'è? De Iure Belli ac Pacis apparentemente è un testo meno marittimo dei primi, no? Nel senso che l'obiettivo di Grozio è molto più focalizzato sulla definizione del potere terrestre e sulla definizione dello Stato, sulla definizione della guerra pubblica, sulla definizione delle regole che in qualche modo stabilizzano lo Stato all'interno e stabilizzano l'ordine internazionale. Chiamiamolo così, anche se il termine non è corretto, nel senso che io per Grozio utilizzo sempre l'espressione interpolitico più che internazionale, cioè un diritto, un ordine che vale tra diverse polis. E per cui abbiamo l'esigenza di stabilizzare quest'ordine e apparentemente gli spazi marittimi, gli spazi coloniali sono un po' più sullo sfondo. Il problema è che Grozio non riesce a pensare l'uno senza l'altro. Cioè, per esempio, quando pensa alla costruzione del potere politico, deve pensare al mare o a tutti gli ambiti in cui comunque deve essere possibile attraversare le frontiere per commercio, per migrazione, quando pensa alla guerra pubblica, deve pensare alla guerra privata come forma più antica, che dice più originaria, che vuol dire che la guerra pubblica è un modo per stabilizzare un determinato spazio, quello degli stati, che si fanno la guerra pubblica sostanzialmente per terminare la prima, poi lo vedremo leggendola, no? La guerra pubblica solenne, per Grozio, ha delle regole bilaterali, simmetriche, no? Io posso, la guerra giusta, solo la parte giusta può uccidere, solo la parte giusta può combattere in teoria, l'altra no. Nella guerra solenne il diritto è bilaterale, tutti uccidono, tutti si danno addosso, chi vince vince, come dicevamo ieri. Perché tutto questo? Così i popoli neutrali sono invogliati a restare neutrali e i due contendenti, sapendo di avere un diritto bilaterale e simmetrico, si fanno la guerra per meno tempo. E quindi è un modo per stabilizzare lo spazio. Al tempo stesso però una stabilizzazione parziale, geograficamente diciamo localizzata, dove sono gli stati si fa questa guerra, dove va la compagnia commerciale a fare la guerra in mezzo al mare, quello è uno spazio privato. Quindi noi abbiamo queste diverse spazialità in Grozio, no? Stessa cosa per la proprietà, no? Proprietà è pubblica, al tempo stesso però Grozio dice nel momento in cui si crea lo Stato si crea la proprietà. La sovranità e la proprietà si acquisiscono con un solo atto, ma possono essere distinte. Quindi che vuol dire? Che un privato può acquisire un pezzo di spazio, fermo restando che riconosce le prerogative del potere pubblico locale, anche se è uno straniero. Quindi può prendersi l'isola di Manhattan facendo un contratto con i nativi. Noi abbiamo bisogno, dal punto di vista di Grozio, di avere uno spazio universale dove valgono regole universali. Il diritto naturale, che cos'è? Alla fine abbiamo visto stamattina per bene, regole minimali di giustizia commutativa, di giustizia
che riguarda dei rapporti simmetrici di scambio, di interscambio, non riguarda il merito, non riguarda la distribuzione dei beni in base al merito o l'onore o così, è la giustizia commerciale sostanzialmente, e pochissime regole che però ti garantiscono che in qualsiasi parte del mondo i contratti possono essere rispettati. Le merci possono essere vendute o comprate, e la proprietà sia rispettata e così via. Poco importa se magari nelle Molucche la gente pensava che il vulcano fosse un'entità che aveva dei suoi diritti in sé. E tutto viene livellato su questo. E abbiamo un primo livello che è universalistico, in cui anche i privati possono agire e possono fare la guerra. Poi abbiamo un secondo livello, che è appunto un secondo spazio, che è quello degli stati, che è quello delle comunità politiche. Stati è un termine forse troppo moderno per Grosso. Comunque di popoli che, come abbiamo visto stamattina, si riuniscono, si dividono lo spazio, si danno le frontiere dove sono stabilizzati in modo da avere un potere sommo riconosciuto, con potere, e allora lì si fanno la guerra simmetrica, la guerra solenne, e al tempo stesso nel resto del mondo cosa vanno a fare? Vanno a conquistare o vanno a comprare dei territori per installarci su, e creano basi, creano questo. Quindi abbiamo l'interazione fra questi due spazi, fra lo spazio globale della natura, dei commerci, uno stato di natura che Grosso non intende come lo stato di natura hobbesiano, ma come una specie di foro romano in cui la gente commercia, scambia e, se necessario, sa quali sono i diritti che autorizzano a farsi la guerra. E lo spazio del diritto civile poi crea una serie infinita di modalità intermedie che, appunto, per esempio, autorizzano una compagnia a prendere determinate prerogative che sarebbero di un potere pubblico, per esempio la prerogativa di fare trattati o di stringere alleanze o di fare la guerra e di esercitarla lì dove lo Stato non può materialmente arrivare con un'armata regolare, no? Quindi la modernità coloniale si costruisce con questa interazione per cui Grosso prevede essenzialmente un quadro estremamente complesso. Io, ecco, poi lo vedremo meglio nei testi, però direi questo. Quindi abbiamo uno spazio del potere, uno spazio universalistico del diritto naturale, uno spazio più locale del potere politico, delle comunità politiche, del sommo potere, del potere, e degli spazi misti che implicano poi l'uso di diverse forme di guerra pubblica, privata, mista e così via. Mi fermerei qui se. Bellissima. Grazie, mi è sembrata una lettura molto istruttiva questa. Tu ti sei occupato molto di questa questione degli spazi, di questa questione dei mari, della nascita dell'atlantismo e anche in parte del suo superamento. Credo che siano stati focalizzati molti elementi grazie a una specie di decostruzione di questo diritto, Beh, sì. di questo diritto naturale, che quindi rimanda, oltre che a Grosso e al suo testo, anche a questioni molto più generali e forse anche attuali. Sentiamo intanto se ci viene qualche spunto ulteriore dal dibattito in modo da poter tornare sugli aspetti più interessanti Ovviamente della anche da lezione. casa, se ci sono Naturalmente domande, anche con interventi possono eventualmente da essere. remoto. Nel caso, sì, cortesemente se scrivete in chat o alzate la mano, vi daremo la parola. Sentiamo se c'è qualcuno che vuole iniziare a rompere il ghiaccio. Prego.
Allora facciamo così, se tu avvicini qua, questo qui, avvicini questo e metti questo da questa parte, tanto vi prende comunque tutti e due, ecco, Sì. grazie. Se qualcuno, se per favore, puoi girare perché se metti questa appena appena in modo tale da inquadrare ancora. Ecco, perfetto, molto grazie. Sì, una domanda in realtà molto abbastanza specifica che parte da un elemento fondamentale della tua lettura, che è quello un po' che, come dire, permette di sottrarre Grozio in qualche modo dalle letture, diciamo, sclerotizzate dell'autore, appunto in queste divisioni tra premoderno e moderno. Quindi questa lettura spaziale, che mi fa, la domanda ha a che fare con questa lettura spaziale, e in particolare con una curiosità, cioè quale antropologia, come pensa Grozio, cioè come articola il problema antropologico in senso politico. E ci penso, penso questa cosa a partire da altri due autori del Seicento, ovviamente canonici per questa, diciamo, rilettura atlantica del moderno, Hobbes e Locke, che in maniera radicale, poi ovviamente con un impianto contrattualistico che già determina una differenza, però in maniera radicale ho pensato l'uguaglianza radicale degli individui anche al di fuori dell'Europa, tant'è che poi in maniera diversa ma comparabile sia Hobbes che Locke arrivano a definire la superiorità europea come un qualcosa che non può essere dato per assodato, ma come qualcosa che deve essere continuamente razionalmente costruito, proprio perché c'è sempre il rischio di ritornare all'America. Per loro è l'America, per Grozio immagino che i riferimenti, come dicevi, possono essere altri. Però mi chiedevo come, di fronte a questo, diciamo, problema di pensare per spazi differenti e nel tentativo di universalizzare il diritto, come rientra in Grozio questa questione del pensare gli individui uguali anche quando poi ci sono, per esempio, non penso che nelle Molucche avessero un'idea di proprietà paragonabile a quella olandese, quindi come No, sviluppa. assolutamente. Il punto però è nel momento in cui io decido che quella proprietà è naturale, che è una proprietà, che il rispetto della proprietà e che la proprietà sono qualcosa di universale, allora se tu non hai la mia stessa idea di proprietà e non la vuoi rispettare, io intanto ti faccio la guerra. E questo richiede appunto che però già in Grozio, diciamo, l'umanità non conosca distinzioni, cioè l'antropologia di Grozio è un'antropologia da questo punto di vista essenzialmente universalistica, nel senso che c'è qualche scivolamento qua e là nel momento in cui Grozio, ma anche semplicemente perché cita chiunque e allora dice, per esempio, ci sono dei popoli che sono naturalmente barbari, però poi subito si corregge, no? Oppure sono dei popoli che hanno nella citazione che avevo letto stamattina, alcuni dico del diritto naturale si dimostra il consenso di tutti i popoli o di molti popoli, perché alcuni popoli sono così barbari che offendono la natura umana, no? Quindi c'è sempre questo rischio. Poi alla fine dice sempre no, l'antropologia deve essere tendenzialmente egualitaria perché i popoli, in qualche modo, poi con questi popoli noi ci dobbiamo avere a che fare. Quindi, appunto, con gli abitanti delle Indie, delle Indie orientali o delle Indie occidentali, se c'è qualcosa che si può assimilare a un sovrano, per Grosso va bene, sono dei popoli che hanno diritto al loro territorio, cioè, e con cui si possono fare degli accordi. Come si fa poi a ricreare la disuguaglianza? Ecco, questo è un punto su cui non sono riuscito ad arrivare, ma mi ha dato un ottimo assist. Si fa così, sempre per via contrattuale tendenzialmente. E Grozio dice, è un teorico della possibilità di fare trattati con chiunque, leggeremo questo anche domani, ma e dice che questi trattati possono essere di due tipi, trattati uguali o trattati diseguali. Niente di nuovo, dice, i trattati diseguali si possono fare, come insegna una lunga tradizione, per esempio tra vincitori e vinti, e poi aggiunge, i trattati ineguali si possono fare anche tra popoli che non sono mai affrontati in una guerra, ma che sono così palesemente diversi a livello di potenza, per cui, e quindi è sempre per questa via, per cui io vado lì e
e mi compro il monopolio di quella spezia oppure mi prendo un territorio. Un altro argomento che Grozio introduce, che avrà una... non introduce perché insomma c'erano già delle tracce in passato, però è quello che poi svilupperà Locke, no? Cioè se ci sono dei territori vuoti, non coltivati, quei territori lì tendenzialmente possiamo considerarli come dei territori su cui ci si può installare. La differenza con Locke è che l'argomento di Grozio è meno, diciamo, estremo, nel senso che nel caso di Locke abbiamo l'idea proprio di definire anche un'antropologia del soggetto lavoratore che poi dovrà essere buona anche per difendere le enclosure in Inghilterra. Nel caso di Grozio questa esigenza non c'è, c'è l'idea che la proprietà può essere privata o pubblica. A volte può esserci un territorio incoltivato, per esempio un bosco o una montagna, che però appartengono al sovrano di quel luogo. Il punto è, se però quel territorio lì si capisce che gli serve di meno, almeno può cedere la proprietà, quindi con la teoria del fatto che si può scindere l'imperium dal dominium, dal potere politico alla proprietà, si può dire che quel territorio lì, essendo vuoto, diventa una base, no? E quindi abbiamo necessariamente l'idea di un'antropologia tendenzialmente egualitaria, ovviamente non le donne, non... e al tempo stesso abbiamo poi l'uso del diritto pattizio in particolare, o anche di certo, diciamo, oggi lo definiremmo responsibility to protect, no? Cioè, a un certo punto Grozio dice, se ci sono dei popoli, dei sovrani così barbari, che fanno tipo praticano il cannibalismo oppure mettono a morte i genitori oppure la religione non è un buon motivo per fare guerra, ma se proprio la gente adora i demoni e gli dei falsi, falsissimi e sanguinosi, allora lì per proteggere quelle popolazioni è giusto fare la guerra, anche perché magari la popolazione locale non ha diritto di resistenza, quindi non può resistere, ma noi che non abbiamo fatto nessun patto con quel sovrano, quindi possiamo un altro sovrano può intervenire per proteggere, e lì è un bel diritto di ingerenza, diciamo, soprattutto nel nuovo mondo, cioè dove non bastavano o non era possibile fare trattati ineguali, quello era un altro modo per creare delle differenze di civiltà dentro però un contesto, che uno spazio che deve essere liscio, tendenzialmente dominato da un diritto minimo capace di autorizzare degli scambi universali ovunque, ecco. Abbiamo una domanda da remoto. Scritta. Orlando Caprino, che chiedo. Mi sa che è il chat. No, no. Perché vedo un numerino anche sulla chat, quindi vuol dire che qualcuno ce l'ha scritto. No, però avevo scritto lì un altro messaggio. Orlando Caprino, non so se può intervenire. Sì, sarò brevissimo rispetto a stamani, se posso, mi sentite? Vicino. Sì, adesso sì. Ok, allora il concetto di una non guerra non era stato valutato da Smith e dai predecessori. Trump ha inventato un concetto della non guerra. Se verificate sul New York Times del 2016, la data dovrebbe essere il 16 settembre, l'anniversario dell'Air Force americana. Uscirono due articoli, Melania Trump che festeggiava con gli studenti di una scuola elementare, e un articolo in cui i bombardieri partirono e bombardarono l'Afghanistan con bombe poco più piccole dell'atomica, quasi senza fare vittime perché era una regione deserta. Però il giorno dopo uscì la notizia che la Corea doveva fare un test atomico e si guastò il missile, non partì questo test atomico. Quindi finì tutta la polemica della Corea, dell'atomica della Corea. E bloccò tutta la situazione, quindi fu una non guerra. Se
Per questo anche il video di stamattina che è uscito di Trump che diceva il problema ve lo risolvo. Non so se lo potrebbe risolvere o se lo potrà mai risolvere, se sarà mai presidente, però a tutto c'è una soluzione e oggi è un periodo delle non guerre. Una guerra in Europa è una cosa che va superata, non so in che modo, ma ecco, questa è, non so come, se era analizzata da Smith, da Hobbes o da chi vogliamo, una non guerra. Grazie. Beh, qui siamo in tutti autori che riflettono all'inizio della modernità, quindi il momento in cui in realtà si sta costituendo un tipo di guerra abbastanza formalizzata. In grosso non è che c'è tanto la non guerra, ma c'è la guerra privata, che però deve essere una guerra giusta, cioè comunque ha quattro criteri fondamentali che sono punire qualcuno per un delitto, farsi restituire il mal tolto, se c'è stato un mal tolto, farsi ripagare un debito e ovviamente difendersi se c'è un attacco, no? Questi sono i quattro criteri. Per cui in certi casi questi possono essere, diciamo, questi motivi per fare guerra possono essere usati anche da privati e quindi in quel caso lì uno potrebbe dire è una non guerra, nel senso che è una guerra irregolare rispetto a quello che noi siamo abituati a chiamare guerra statale. E poi c'è appunto il fatto che in realtà il diritto di grosso è minimo, ma poi una volta che viene specificato il catalogo dei diritti, come ha detto come è stato detto, insomma, è un catalogo bello grosso, perché se ci pensate, il fatto che chiunque possa andare in giro per il mondo a fare delle guerre per la difesa della proprietà fa sì che si possano fare delle guerre ovunque, tipo mi hai rubato l'ancora della nave e io reagisco. Quindi, diciamo, nel caso delle guerre contemporanee, noi forse abbiamo di nuovo un ritorno, no? Da un lato di tutta la tematica della guerra giusta, che però non è più pensabile come lo era nel 500, nel mondo medievale. Dall'altro abbiamo anche in qualche modo un riemergere della guerra privata, se questo era il punto. Oppure non guerra, nel senso che poi basta la potenza di qualcuno per tenere in sottozione gli altri, o la superiorità tecnologica di qualcuno. Ma su questo Grozio, appunto, ecco una cosa fondamentale, Grozio non ci aiuta sicuramente a fare la pace, secondo me. Cioè Grozio non è uno... Non è quando dicevo un valore genealogico, non ha un valore normativo, ma nessuna teoria della guerra giusta è funzionale a questo scopo, perché è sempre una teoria che, mentre dichiara di voler regolare la guerra, però poi al tempo stesso inevitabilmente dà una licenza di farla in certi casi. E Grozio, forse di tutti i teorici della guerra giusta, è quello che dà la licenza più ampia di fare la guerra, nella misura in cui sono pochi i diritti di fondo. Però poi c'è una lista di motivi e di cose che è lunga quanto questo libro, ecco. Il secondo libro è che sostanzialmente è un catalogo di diritti. Ogni diritto, una volta che viene infranto, autorizza la guerra. Poi ovviamente lui dice, però pensateci bene, pensateci 50 volte, non voglio dire che dovete fare la guerra, eccetera. Beh, e quando la fate... usate dei temperamenti, no? Cioè, moderatevi, non siate troppo eccessivi nella violenza, ma il punto è, quello lo dice Grozio perché ci crede davvero che ovviamente, come leggevamo stamattina, no? Chi agisce con animo giusto sta meglio, vive a lungo e verrà ricompensato da Dio, ma dopo un po' i sovrani cominciano a non badarci più ai temperamenti, ai casi di coscienza e quindi... La guerra si autolimita semplicemente perché gli stati sono così grossi e potenti fra loro che capiscono che è meglio limitarsi la guerra. È la stessa idea che abbiamo quando c'è l'equilibrio del terrore atomico, no? Il fatto che ci siano delle superpotenze che hanno armi atomiche sufficienti ad annientare l'umanità è un modo per
fa sì che la guerra atomica, si dice, non si deve combattere per nessuna ragione, per nessun motivo e così via, proprio perché diciamo non è una guerra che è una guerra che nessuno può vincere. Un equilibrio di forze, ma anche di interessi, no? Ovvio. La cosa veramente che emerge con grande forza è questa. Di interessi che poi devono essere giudicati. Io Sì. sono venuto qui l'ultima volta a fare un seminario su Foucault, adesso arrivo e parlo di Grozio, ma non è che ho il cervello diviso in due, cioè vedo il diritto lo analizzo comunque come dispositivo di potere, e come qualcosa che va compresa a partire dal potere reale che c'è nel mondo, che in qualche modo. Prego. Sì, a proposito di Foucault, che si vedrà in controluce nella mia domanda, mi chiedevo se in Grozio si potesse già rintracciare qualcosa come quelli che poi vennero definiti a proposito delle questioni coloniali, effetti di ritorno. Intendo dire, il mare nelle colonie veniva sperimentato qualcosa che poi tornava in terra alla madrepatria. Penso per esempio che in Olanda, proprio in quel secolo, nel 600, nascono una serie di dispositivi che poi diventano fondamentali sempre per la tenuta dell'ordine, in quel caso interno, per esempio il carcere, come inteso tra l'altro anche attualmente. Quindi se in Grozio c'è già qualcosa di questo proprio esplicito, o se è un passaggio che invece viene dopo, in questo senso lui non ce l'ha ancora così chiaro. Dunque, no, una domanda molto interessante, ci devo pensare 10 secondi, perché effettivamente in modo particolarmente esplicito non c'è, ma anche perché in Grozio, e questo è un elemento che sottolineo ancora, insomma, non c'è una vera distinzione fra il mondo europeo e il mondo coloniale, cioè tutte le categorie che lui usa, è come se tutte le categorie che lui usa avessero una doppia faccia. No, quella del contratto, del patto, la possibilità della necessità di stare ai patti è un principio che quando viene usato in Europa serve a dire ai sudditi non ribellatevi, ma è lo stesso identico principio che autorizza in un altro contesto l'esercizio del potere della compagnia delle Indie nel fare dei trattati ineguali. Quindi lo stesso principio che può essere invocato per consolidare il potere, diciamo, la centralizzazione del potere, il processo di costruzione del potere negli stati, e in altro contesto determinare l'opposto, esattamente l'opposto, no? Quindi più che un effetto di ritorno, direi che c'è una questione di Flessibilità. flessibilizzazione delle categorie, perché e tutto poggia sul fatto che sì, è chiaro che i trattati ineguali non li puoi fare in Europa, no? Certo, ho anche, no, la possibilità che poi è il rovescio di questo dei patti, no? Un popolo non è, tutti nasciamo naturalmente liberi, però non è che ci dobbiamo restare sempre naturalmente liberi. Un popolo può vendersi, un popolo, un singolo può vendersi in schiavitù. E ci sono una molteplicità di contratti, tra l'altro Grozio prevede la vendita di forza lavoro, la schiavitù perenne, ma anche la schiavitù a contratto, che è una cosa che veniva praticata nel mondo coloniale, cioè gente che faceva lo schiavo bianco per 7-8 anni e poi. E quindi questo c'è, e Grozio non dice questo si fa nelle colonie, questo si fa in Europa, apparentemente dice questo si fa ovunque. Quindi non si pone il problema. Poi questa possibilità di vendersi, per esempio, è funzionale tanto a dire, beh, un popolo si può vendere, quindi assoggettarsi a un monarca assoluto. È un principio che può valere per dire un popolo può vendersi al colonizzatore e lì allora abbiamo un potere ugualmente assoluto, se vogliamo, ma che si esercita in un contesto e con delle logiche diverse. Può valere per un singolo che si vende in schiavitù oppure che si vende a contratto. Perché, scusi, aggiungo una cosa, poi me ne vado. No, anche i criteri della guerra privata. Mi sembra che in qualche modo richiamino quello che poi si instaura, no, all'interno degli stati rispetto alla popolazione, se appunto punire per un delitto, restituire il mal tolto, comunque c'è Sì, no, quelli qualcosa che sì, certo, poi. ma lì perché
In Grozza c'è un'equazione fondamentale tra, come si diceva anche ieri, no? Fra il diritto di guerra e il diritto penale, no? Nel senso Esatto. che la guerra è punizione di un delitto oppure difesa, oppure, cioè è quello, no? In Grozza la guerra è intrinsecamente atto di polizia da questo punto di vista, non c'è Sì. perché si fa per tutelare una legge. Dove c'è un tribunale comune, allora non si fa la guerra privata e si ricorre a giudizio. Dove non ci sono i tribunali o non ci sono tribunali disponibili, allora guerra. Per gli stessi motivi per cui si va in tribunale, però. Se nel caso, cioè nel caso della guerra giusta. E ovviamente gli stati sono un'eccezione semplicemente per il fatto che è più difficile dirimere la controversia, cioè dire questo ha torto, questo ha ragione. Con un pirata è facilissimo dire, e quindi Dipende che dipende da che sì, parte si può vuole essere. pirata o l'atto di pirateria. Se abbiamo un pirata che è esperto di legge, però sì, anche su quello, diciamo. Una curiosità, poi una domanda, un'altra curiosità. Ah, La prima è la questa, potenza, insomma, se no non vicino al si microfono, sente. adesso si fa. Comunque, alza ancora. La prima domanda è, mi interessa molto, mi piace molto questa idea del rovesciamento, insomma, di coordinate, però mi faccio valere, di Grozzi fa valere lo spazio, quantomeno quando l'interpretazione che è stata data in Grozzo fa dello spazio contro il tempo, o non contro, comunque dà una priorità allo spazio rispetto al tempo. Si usava lo spazio per capire Sì, il tempo. per usare lo spazio per il tempo. Ed è esattamente la cosa che mi fa fare questa domanda qui. C'è in Grozzo, cioè, una filosofia della storia o una idea o una critica di una certa idea di progresso, di una certa idea di... No, perché non c'è idea di progresso. No, esatto, questa è la cosa interessante. Quindi c'è in realtà, cioè, perché la domanda che mi sto ponendo, perché sono le formule domande, se si dà priorità allo spazio, come si è mostrato, per capire il tempo, allora inevitabilmente l'idea di progresso cade. Nel senso che mi sembra che il tipo di assumere che ci sia il diritto prima del diritto europeo, pensare l'incontro di diritti come un attrito tra diritti o con diritti preesistenti più che con una posizione, mi ha fatto proprio porre la domanda: ma che idea di storia c'è in Grozio o di filosofia della storia c'è? Però attenzione, quando io parlavo di spazio e di tempo, intendevo come categorie mie, non nel Sì. senso, ovvero il tempo, quando dicevo Grozio lo si capisce, il Grozio reale a partire dal tempo, nel senso ovviamente cercando di collocarlo su quella che è in quella che è la storia del pensiero, no? Cioè capire la sua posizione rispetto a quello che è, poi io sono sempre stato allevato a fare, l'epoca, no? Sì, Cioè questo. che rapporto ha Grozzo con la modernità intesa come epoca, è durante, dopo e prima, e Grozzo è un autore molto sfuggente da questo punto di vista, perché è già un bifronte, no? Quindi da quel punto di vista lì io dicevo il prima e il dopo, ovviamente senza in chiave epocale, quindi senza intendere nessun progresso, cioè senza intendere che la modernità sia il progresso rispetto alla premodernità, No, non neanche mi sono spiegato bene, quindi cerco di riformularla, ma questo è evidente, no? Secondo lui, visto che, chiaro, tramite queste tecniche interpretative, lui sembra ragionare in termini spaziali, o come viene interpretato, in termini del sempre mare, io in sì, spaziale. quindi questo per che tipo di filosofia della storia viene letta, se c'è un elemento prossimo. La seconda domanda invece riguarda proprio invece la temporalità di come viene interpretato lui nella storia della filosofia e del pensiero politico. Cioè, se fosse possibile a questo punto, proprio perché lui offre questo diverso paradigma, se fosse possibile fare una storia carsica o parallela o alternativa dell'utilizzo di Grozio, ma anche nel proseguire della modernità, nel Settecento, Sì. Novecento,
mi danno un altro esempio, però contro Hobbes ho un contromodello, cioè modellizzare quindi la linea di politica o di diritto grozziana contro la linea, quindi creare come dire una non un'altra storia, ma una storia alternativa, una sì, venatura interna. Una venatura interna, questo è una cosa che credo si possa fare anche rispetto agli utilizzi di Grozio. Grozio, si diceva ieri, era stato un autore molto più popolare di Hobbes, però perché è estremamente più sfumato e non è cattivo apparentemente, no? È un autore che molto più moderato e quindi molto più accettabile. Si può fare una storia carsica. Il punto è, da un certo punto di vista, poi Grozio va comunque a finire in Hobbes, no? Cioè, se guardiamo gran parte delle cose che dice, va a finire, o più che ancora in Hobbes, va a finire in Locke. Cioè, se c'è un autore moderno, ma che è, dal punto di vista letterale, più vicino a Grozio, sicuramente è Locke. E quindi uno può dire, la storia carsica è quella che passa attraverso Grozio, Locke, e guarda caso dove arriva, alla rivoluzione americana, in un certo senso. Cioè il fatto che i padri fondatori degli Stati Uniti nella biblioteca ce l'avevano tutti il libro di Jack Passis, questo è dato assodato sicuro. E ovviamente, mentre invece Hobbes gli pareva molto assolutista, quindi semmai un uso carsico, che poi è interessante vedere anche come sarà fatto nei territori coloniali. In parte c'è il libro di Edward Keane che si è occupato di questo, che è uno, io diciamo, nella mia interpretazione di Grozio, quello che mi ha poi suggerito questa chiave spaziale sono una serie di libri che sono usciti dai primi anni 2000, che quando avevo iniziato a fare la traduzione avevo anche iniziato a leggere, e mi hanno subito in qualche modo messo sull'attenti, perché ci ho trovato degli elementi interessanti per reinterpretare Grozio, per capirlo così. Ora, sul progresso, sulla filosofia della storia, in Grozio non c'è, perché in Grozio non c'è la storia. Cioè, c'è un'idea molto vaga che l'umanità, rispetto ai primordi, ma non tutta l'umanità, grazie all'invenzione della proprietà, in qualche modo, e del commercio, abbia potuto migliorare la propria posizione, ma ovviamente in nessun autore del Seicento c'è l'idea di progresso, da quel punto di vista lì. Cioè, c'è l'idea che sono delle condizioni che ti permettono di abbandonare uno stato di natura abbastanza ferino, ma non c'è ancora l'idea della storia che passa attraverso i diversi stadi e così. C'è piuttosto l'idea che, appunto, la natura umana è fatta così, la storia ci conferma continuamente come questa natura umana è stata gestita. E sullo spazio, no, anche quello, no, è comunque una lente che mettiamo noi. Cioè, Grozio in teoria non è che sta lì a dichiarare vi parlo dello spazio mondiale. E poi, se uno va a vedere, implicitamente lo fa, cioè, perché inizia a parlare del mare, inizia a parlare della guerra pubblica e della guerra privata, inizia a parlare degli stati, inizia a parlare di tutta una serie di cose. Quindi sono sempre diciamo prospettive che si applicano poi alla lettura del testo, e che in qualche modo il punto è questo. Un altro punto di vista spaziale inevitabilmente complica quella che è la narrazione su cui poi di solito siamo tutti basati rispetto alla storia dei concetti e alla storia del pensiero politico.
Beh, io in realtà mi volevo collegare alla questione che ha posto adesso ragazzo, cioè sulla questione di una possibile filosofia della storia. Mi rendo conto che sia possibile trovare esplicitamente un riferimento alla filosofia della storia, però in qualche modo, se volessimo assumere quasi una lettura sintomale che va a cercare gli spazi bianchi del testo, diciamo così, una certa comprensione della temporalità mi sembra che sia data abbastanza esplicita, cioè quantomeno che sia abbastanza chiaro, soprattutto per il riferimento che facevi a quelli che sono i sistemi mondocapitalistici. Cioè all'idea che comunque che cos'è il tempo per Grozzo, che cos'è la modernità, questa espansione, cioè questo... Ah, cioè, sì, quello sì. Però io da quel punto di vista lì, non, cioè, mentre sullo spazio puoi fare una lettura sintomale, nel senso che proprio lì c'è scritto negli spazi bianchi, perché ce lo trovi, no? Sul tempo io direi, ecco, semmai questa cosa qui, cioè l'apertura di questo tipo di modernità espansiva, eccetera, è l'elemento che poi ha reso possibile, circa un secolo dopo, costruire la filosofia della storia. Questo sì, no, questo sì. Appunto mi sembrava che... Però qui non, ancora non c'è quell'idea, non c'è neanche l'antropologia dell'uomo storico, no? Allora, chi è stato uno dei primi ad essersi filato Grozzo tantissimo in Italia? Ovviamente Giambattista Vico, quale l'aveva messo fra i suoi quattro autori. E qual è la critica che Vico fa costantemente a Grozzo? Grozzo pensa all'uomo civilizzato, cioè costruisce la sua immagine dei semplicioni, dell'uomo naturale, cioè sempre pensando all'uomo civilizzato. Non capisce che l'uomo ha una storia che inizia col fulmine e inizia con quello e che poi arriva, cioè Bicco dice certo il tuo diritto naturale prima o poi arriva, ma arriva nell'età dell'uomo, non arriva nell'età dei bestioni, no? Però per me quella è la storia ed è la filosofia della storia. Senza di quello, o comunque ci dà un modello che, in cui la storia è veramente minimale, nel senso che sì, cioè ci sono dei popoli, c'è stata una fase un po' più primitiva dei popoli vivevano senza proprietà, erano raggruppati in famiglie, poi alcuni hanno inventato la proprietà e sono divisi la terra. In altre parti del mondo, inspiegabilmente, per motivi loro, la gente vive ancora dispersa in famiglie, e lì saranno cavoli loro, perché, insomma, così, ma non è che non c'è ancora... Già in Locke c'è un po' di più, no? Perché c'è l'idea del chi coltiva migliora la terra, Dio ci ha dato l'ordine di coltivare, di lavorare, e perché il lavoro crea, e per cui Locke può dire, cioè può usare un proto-argomento su questo tipo di progresso per dire guardate che anche il più misero operaio di giornata in Inghilterra vive meglio di un re indiano. Beh, perché? Perché abbiamo la proprietà privata e l'economia monetaria e tutto quanto. In Grozzo questo no, non c'è ancora, perché prevale un elemento orizzontale proprio iper universalista da questo punto di vista qui, che poi serve a dire il mondo deve andare solo così e può andare soltanto così. Cioè, la modernità che vi propongo io è l'unica cosa naturale possibile, non c'è neanche l'idea che possa essere discussa. Allora da lì, appunto, il tratto apparentemente premoderno, esiste una giustizia che è nelle cose creata da Dio e serve proprio da quel punto di vista lì a dire questo, cioè a negare la possibilità di un progresso, di un'evoluzione. Non puoi avere le due cose contemporaneamente. Sì, no, più che altro dicevo, se a questo punto puoi implicitamente vedere Grozzo come moderno proprio perché, diciamo così, pone le basi per quel dispositivo che è stato di tutta la modernità, cioè che cos'è il tempo, l'occidentalizzazione sì, quello, del mondo. Quello sì, cioè diciamo che senza persone che non pensavano di fatto alla storia, come Grozzo, come Hobbes, come Locke, non avresti avuto la possibilità di pensarla, che poi è arrivata non 800 anni dopo, ma 80 anni dopo in ogni caso, no? E quindi
C'è quella, c'è questo e c'è il fatto che nell'espansione, cioè questa dinamica di espansione continua, prima, ovviamente come tutto nella storia, no? Prima si innesca, poi viene pensata, viene concettualizzata. Ma in questo senso si potrebbe dire che Grozio sta all'espansione coloniale come Adam Smith sta alla rivoluzione industriale. Sì, con il, io direi, però non direi che Grozio è l'unico autore, No, no, ecco, no, da quel certo. punto di vista lì non è nel senso Vittoria, c'è tutto un discorso giuridico che ovviamente pensava alla colonizzazione, anche perché, non perché fossero cattivi colonialisti, ma perché quello era il mondo in cui vivevano anche, no? Cioè, anzi, Grozio, se poi uno va a vedere, era anche abbastanza buono rispetto ad altri del suo tempo, no? Perché, appunto perché non ricorre ad argomenti, diciamo, esplicitamente razzisti o inferiorizzanti, come quelli che quando era stata scoperta l'America dicevano gli nativi americani sono subumani che vanno assoggettati, no? Lui parte. E poi perché non ha bisogno di affermare, per esempio, la logica dell'impero territoriale, come dicevo prima. Il punto è, a me basta usare delle strategie di influenza commerciale, dei modi di pensare il contratto, dei modi di pensare l'espansione economica, per progettare le basi per questa espansione. Non c'è neanche forse l'idea, non so neanche quanto ci fosse la percezione che il capitalismo fosse espansione da quel punto di vista lì, nel senso che è la circolazione delle merci, è comunque un capitalismo mercantile quello, che appunto è il modo in cui gira il mondo, in sostanza. Poi di fatto produce questa, cioè autorizza questa continua espansione proprio perché posso andare dove voglio. Ecco, quello che Grozio dice sul commercio è che svolge una funzione provvidenziale, cioè chi ha scritto degli articoli su Vittoria, Grozio, letti alla luce della teologia economica di Agamben, e sostanzialmente il punto è quello che Grozio dice, è provvidenziale, nel senso che però non tanto perché svolge un ruolo nello sviluppo dell'umanità, ma semplicemente perché Dio, quando ha creato il mondo, ha voluto che noi producessimo lana e gli altri producono banane. E se Dio non ha voluto che in Olanda ci fossero le banane, ma ci fossero i tulipani, lo ha fatto perché i tulipani fossero scambiati con delle banane. Così l'umanità entra in relazione e sopravvive nel suo insieme, no? Questo è l'argomento teologico in difesa del. Ma l'hai fatto tu questo esempio dei tulipani e delle banane? Sì, l'ho Sì, fatto questo è io. tuo. No, perché lo trovo. E quindi. Però il punto non è lo sviluppo, cioè non è che dice i commerci si svilupperanno sempre di più e sempre meglio e ci saranno. E adesso andiamo con le caravelle e poi andremo con Ryanair. Anche questo mi sa che non sta Dice grotto, suppongo. serve per il beneficio dell'umanità che la gente commerci, non ha questa idea di una. Grazie. Premetto la mia conoscenza molto ridottissima, grazie. Però appunto, collegandomi al discorso che si faceva su storia, cioè su tempo e spazio, però nel senso più che la modernità, mi fa problema in realtà proprio il premoderno, in questa atemporalità, diciamo così, astoricità. Perché comunque il saeculum e il mundus sono due concetti cristiani che si radicano nella cacciata dell'Eden, cioè un mondo da esplorare, in cui errare
e una storia da attraversare diventano possibili soltanto perché veniamo cacciati da, sì, dal paradiso terrestre. E quindi, nel senso, tanto che le mappe tardo-medievali ancora conservano, diciamo, nella strutturazione cartografica c'è, cioè, ancora il luogo dell'Eden posto, sì, sì, a margine qui e lì. E per questo, appunto, anche se non è menzionato il tempo, la storia, però in realtà nella sottotraccia spaziale probabilmente c'è quella dimensione, cioè vanno in parallelo ancora probabilmente come due dimensioni, cioè non sono separabili, quindi in realtà tacere dell'una ma parlare dell'altra è chiamare in causa comunque una temporalità, che certo non è il progressiva moderna, sì, però comunque... Cioè anche il progresso è secolarizzazione di questa idea qui, no? Certo. Del secolo, e quando dico ovviamente, cioè quando uso il termine premoderno intendo... Non intendo dire che il moderno non ha un rapporto con il pre, nel senso che la domanda alla fine implica poi un ragionamento di amplissimo respiro sulla secolarizzazione e su cui si potrebbe fare 28 seminari. Il punto è chiaro che anche questo universalismo, questa idea della modernità, questa idea del progresso sono possibili perché sono idee cristiane, come diceva ieri anche Galli, che sono state poi trasformate per la modernità. Nel momento in cui c'è una rottura radicale, cioè l'idea che non c'è più un ordine e quindi qualcosa deve svolgere quella funzione di un ordine che prima era pensato in altro modo, e allora lì l'interpretazione, diciamo, più classica, sia lo Stato, cioè sia Hobbes, sia la decisione, sia il sovrano come analogo di Dio e così via, e oppure sia il progresso come sviluppo di un'idea che chiaramente viene preparata, no? Perché è vero che nel momento in cui si dà questa idea cristiana, cioè l'idea di andare per il mondo nasce da lì. E poi il capitalismo la sviluppa in un modo, certo, un po' più potente, però quell'universalismo, sì, spaziale anche c'è già nel cristianesimo. Per esempio in Hobbes si mantiene la traccia diciamo, la mortalità del Leviatano. Sì. E quindi, come dire, il regno messianico alla fine che comunque subentra, quindi c'è un po' una tensione, no? Ecco, in Grozio per esempio questo elemento non c'è assolutamente, nel senso che Grozio, che io mi ricordi, non parla mai della fine dei tempi, cioè non, per lui il mondo è, Dio l'ha creato così bello, così ben fatto, che non è un problema, mentre Hobbes è chiaramente molto più apocalittico, anche perché, cioè, tutto il ragionamento di Hobbes regge sull'idea che ci deve essere, cioè che Dio da qualche parte comunque deve stare per Hobbes, no? Se non sta al di là di questo, accanto a questo mondo in una dimensione trascendente, allora deve stare alla fine, e quindi quella fine ci deve essere. Per Grozio ha una visione di Dio praticamente deista, cioè Dio c'è, Dio, le verità fondamentali su Dio sono pochissime, cioè sono delle, bisogna che tutti credano che ci sia un Dio, che Dio sia buono e che provveda agli uomini in sostanza. Poi ci sono tutta una serie di contenuti, per esempio il fatto che Dio sia unico è una cosa ovvia per noi, ma non è detto che sia ovvia per tutti i popoli. Quindi se uno invece di adorare l'unico Dio adora i monti, i mari, i fiumi e gli dèi, è giustificato per la sua ignoranza, però almeno crede in qualcosa, crede, e quello è anche il giustificato per la sua ignoranza. Noi abbiamo un'idea di Dio vera, ma perché Dio ce l'ha rivelata fondamentalmente, non perché c'è un progresso dal politeismo al monoteismo. E niente, dentro questo mondo Dio è colui che senza il quale non si può, cioè si fa fatica, si può pensare al diritto naturale, perché quello si darebbe anche se Dio non ci fosse, però poi si farebbe fatica a capire chi l'ha creato il diritto naturale,
E il diritto naturale chiaramente, cioè, su questo Grozza non dubita, l'ha posto Dio. Poi è possibile che esista, anche se Dio non esistesse, sì, però a quel punto non sapremo più rispondere. E in questa idea di Dio, certo, cioè, poi c'è tutto impliso quello che c'è nel diritto naturale, quindi anche la possibilità di andare senza escaton, senza che almeno che io mi ricordi. Sì. Bene, io direi che da stamattina siamo tutti cotti, anche perché domattina dovremo ricominciare. Quindi vi liberiamo. grazie ad Antonio Del Vecchio che ha dato, grazie a voi, insomma, per che ha mostrato non soltanto la grandissima dimestichezza che lui ha con questo testo, ma anche una, diciamo così, capacità interpretativa che effettivamente è in grado di sollevare una serie di questioni fondamentali che certamente vanno oltre una semplice filologia o archeologia del testo stesso. Quindi grazie, ci vediamo domani mattina e poi domani pomeriggio di nuovo per la presentazione in cui 17:30. Alle 17 credo. Non mi ricordo se c'era scritto 17:30, comunque direi alle 17, ciascuno può vedere. E però appunto abbiamo delle locandine e c'è la nota sul sito, quindi buona serata a tutti, grazie. Grazie.